si producono troppi rifiuti, l'amministrazione comunale è impegnata per la riduzione della produzione dei rifiuti. Noi non li vogliamo più chiamare rifiuti, li vogliamo chiamare materiali post consumo, cioè sono materiali che potrebbero tornare ad avere vita attraverso un processo che li valorizzi dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale e dal punto di vista appunto della tutela della salute. Infatti i nostri rifiuti anche pericolosi spesso finiscono nei cassonetti come i RAEE, rifiuti elettrici ed elettronici, e questo è un male perché nei RAEE c'è oro, argento, terre rare, ci sono materiali preziosi che se vanno a finire nelle discariche o vanno a finire negli inceneritori costituiscono un valore perso, quindi oltre che essere un danno per l'ambiente, costituiscono anche appunto un pericolo per la nostra salute. Allora l'amministrazione comunale di Roma ha deciso di elaborare questo piano che in primo luogo prevede la riduzione della produzione dei rifiuti. 600 kg abitante anno di rifiuti sono troppi, bisognerebbe ridurre di 100 kg i nostri rifiuti per non vederli in quelle discariche o in quegli inceneritori che appunto nel TMB che oggi c'è appunto a Malagrotta. In secondo luogo dobbiamo assolutamente lavorare per la raccolta domiciliarizzata, quindi sviluppare il porta a porta, le osi ecologiche dedicate, le isole ecologiche molto importanti. Abbiamo un patrimonio arboreo straordinario di alberi monumentali e da questo punto di vista è importantissimo che noi questa dimensione paesaggistico-culturale della città bella lo valorizziamo, quindi proseguiremo con il censimento degli alberi, già peraltro iniziato, li valorizzeremo e soprattutto proporremo anche degli itinerari e dei percorsi turistici di turismo dolce che consentano appunto di valorizzare questo straordinario patrimonio paesaggistico, botanico, ambientale, che però è anche un grande valore economico.